Che assicurazione è riuscito a fare questa mattina l'assessore De Santis? Io ho fatto parlare le decisioni che l'amministrazione comunale ha assunto e gli atti. Le decisioni sono queste. Uno, il parere che il Ministero all'epoca ha mandato è superato dalle situazioni oggettive che noi abbiamo verificato. L'obbligatorietà della denuncia TARSU non c'era perché senza il regolamento questo obbligo non c'era, per cui il ruolo doveva contemplare anche altre situazioni che invece sono rimaste escluse e per questa ragione dovrebbero pagare il 100%. Un nuovo quesito abbiamo formulato che tiene conto del quadro complessivo di questa interpretazione della norma, del 507 del regolamento, e anche del fatto che la sospensione delle tasse comportava lo spostamento del termine entro cui fare i ruoli dal 31/12/2010 al 31/12/2011. Se questa interpretazione che noi diamo insieme all'avvocatura del Comune è fondata, il parere ci auguriamo nuovo del Ministero, parere che abbiamo inoltrato, deve modificare completamente l'impostazione e la risposta per superare questa disparità oggettiva che si è determinata. La responsabilità, e non è uno scaricabarile, non può essere l'amministrazione comunale che ha deciso quello che c'era da fare. Questo atto che ha comportato il nuovo provvedimento e queste bollette è della struttura, è del dirigente. Che ha interpretato male? No, ha interpretato dal suo punto di vista correttamente, ma rigidamente questo parere, cioè. E ha provveduto. Noi abbiamo, proprio ieri, fatto una nota al dirigente. Perché chi? Noi, amministrazione comunale, ha valutato tutto questo. Spetta non all'assessore, né al sindaco, perché c'è la distinzione nota a tutti, del ruolo politico da quello gestionale. Quindi non poteva, come dice qualcuno, io o il sindaco o la giunta revocare un atto che ha messo un dirigente. Quindi il dirigente generale ha fatto proprio ieri una nota al dirigente specifico dei tributi perché riconsideri quello che ha fatto, riconsideri sospendendo i ruoli, perché questo è l'atto concreto, perché vanno a scadenza. De Santis, nel frattempo 60 giorni passano velocemente, questo è il tempo chiaramente, certo, che uno ha per pagare o meno. Alle persone questa mattina che cosa ha consigliato di fare? Abbiamo detto alle persone esattamente quello che sto dicendo a te e a tutti i cittadini, e cioè quello di non tergiversare, di non pagare in attesa che arrivi il parere esaustivo, definitivo del Ministero, e in attesa che l'ufficio, quindi il dirigente, sospenda il ruolo. Sospeso il ruolo, c'è la possibilità, in presenza di nuovo parere, di rifare un ruolo che tenga dentro, che metta dentro anche tutte queste centinaia di cittadini. Ma non sembra strano che un'amministrazione possa dire al cittadino di tergiversare, quanto dire io non so che fare, vabbè, vediamo. Questo aleatorio, non è bello. Non è questo vediamo, assolutamente, né io so quello che c'è da fare. E ecco perché mi sto muovendo in questo senso. Per fare quello che so che c'è da fare, ci vuole formalmente la legittimazione, chi legittima quello che c'è da fare. Siccome il provvedimento è stato assunto da un dirigente, l'assessore non si può sostituire al dirigente, quindi il segretario generale ha invitato il dirigente a sospendere il ruolo. Ma per fare che cosa? Esattamente quello che cerco di dire, cioè con nuovo parere che legittima queste posizioni, arrivare a revocare quel ruolo e ad emettere un ruolo che metta dentro tutte queste posizioni, sono migliaia. Ma questa cosa, come ha detto poc'anzi un cittadino, non la potevate fare subito dopo le elezioni? Tutto questo tran non poteva uscire dopo le elezioni, sarà pure deleterio in campagna elettorale, da amministratore non devo fare questi calcoli. Quindi se c'è da farlo adesso, lo facciamo adesso, perché i cittadini non possono aspettare anche questa elezione. Lei con il dirigente si è visto con Mancini? Come no, ci siamo visti, noi abbiamo espresso, noi assessorato, giunta, eccetera, la nostra posizione. Lui, la struttura, il funzionario ha espresso le proprie ragioni, hanno espresso le proprie ragioni. Noi riteniamo che sia questa la strada da seguire. Quindi nuovo parere, sospensione dei ruoli e rimissione nei ruoli per applicare la riduzione del 40% a tutti i cittadini che si trovano in queste condizioni, proprio per superare questa disparità che io non ritengo tollerabile.